Dunque, gentili ascoltatori, benvenuti al nostro programma settimanale di approfondimento Spazio Aperto, che tra breve do subito la parola a Bari, a Ugo Lombardi e Antonella Internò per la conduzione della trasmissione. Prima però le ultime notizie. Dunque, abbiamo avuto la notizia ieri sera di una scossa di terremoto tra l'Umbria e le Marche, avvertita nettamente dalla popolazione. Secondo l'INGV si è trattato di un evento da 3,4 Richter con ipocentro a circa 7 km di profondità nella zona di Gubbio. E siccome siamo a Gubbio, per saperne di più, abbiamo collegata con noi Francesca, nostra collega di Radio Gubbio, così ci può dare un po' le ultime notizie. Allora, un attimo solo che la portiamo. Eccoci qua. Allora, Francesca, ci senti? Sì, buonasera Massimo, ti sento. Ecco, allora, se ci puoi dire brevemente, ecco, questa scossa quanto è stata forte? L'avete sentita nettamente? Cosa è successo? C'è stata gente in strada? Faccio un po' il punto, grazie. Sì, come dici tu, è stata avvertita questa scossa in maniera molto netta da parte di tutta la popolazione di Gubbio, proprio perché qua è l'epicentro, si tratta di una scossa di 3,4 gradi che è stata avvertita molto nettamente anche perché è stata molto prolungata. Infatti tutta la popolazione pensava che si trattasse di una scossa superiore a 3,4, pensavano tutti che si trattava di una scossa di circa 4 gradi o anche oltre. Quindi abbiamo sentito un forte boato e dopo questa scossa che c'è stata alle 22:20 si sono seguite un'altra serie di scosse sempre sotto i 3 gradi che comunque sono state avvertite proprio in maniera netta, soprattutto questo rumore di fondo che è una delle cose diciamo più che ti creano più ansia quando ci stanno questi terremoti. Soprattutto perché sono terremoti di tipo sussustorio, quindi non ondulatorio, molto forti e legati soprattutto a questo vuoto di fondo delle scosse. La gente ovviamente si è riversata in strada perché comunque da fine agosto del 2013 che qui nella zona ci sono questa serie di scosse anche molto forti che periodicamente, ovviamente come tutti i terremoti senza preavviso, arrivano e quindi in questo rispetto alle altre scosse dei mesi precedenti, proprio perché era un periodo che lo sciame sismico sembrava essersi fermato, perlomeno non essere di intensità superiore ai 3 gradi. E quindi ritorna un po' la paura qua in questa terra che è una delle terre diciamo più sismiche, e quindi soprattutto la popolazione subito ricorda altri eventi del passato, infatti alcune persone qua vivono con la paura appunto d'agosto e sono state chiuse anche delle chiese, dei locali antichi perché la città ha ancora degli edifici, delle costruzioni medievali e quindi oggi so dalle ultime notizie che ci hanno dato soprattutto la stampa locale che persone della protezione civile, contattisti del comune stavano facendo delle valutazioni, delle analisi soprattutto sugli edifici pubblici e scolastici. Ho capito Francesca, c'è la linea un po' disturbata, comunque abbiamo un po' capito il tutto, quindi non ci sono, diciamo, stati né danni alle cose, neanche tantomeno alla popolazione. No, per adesso no, pare di no. Adesso stanno, come ti dicevo, stanno facendo dei sopralluoghi su diversi posti, però ecco, la cosa più, diciamo, più brutta che c'è qua è quando arriva la sera, perché ovviamente un terremoto di notte è veramente una sensazione molto brutta rispetto al giorno e quindi ogni volta che insomma inizia a calare il buio qua sulla città, ovviamente la popolazione, le persone sono molto più in ansia rispetto al giorno e oggi ci sono state anche altre scosse durante la mattinata, altre scosse dopo quella forte di ieri, come ti stavo dicendo, fino alle 2:30 di notte, infatti molte persone non hanno dormito perché fino alle 2:30 state avvertite nettamente queste scosse, stamattina e oggi pomeriggio, poco fa, un'altra scossa di 2,5. Quindi attendiamo e vediamo un po' cosa succederà nelle prossime ore. Ecco, Francesca, questo sciame che continua da mesi, forse anche da qualche anno, mi pare a me. Sì, diciamo che in maniera netta da fine agosto 2013, quindi dall'anno scorso, però ecco, come tutti i terremoti,
dopo le teorie sono molto contrastanti, però per quanto riguarda questa zona di Gubbio, soprattutto la protezione civile, per non mettere in allerta la popolazione, invita alla calma e ovviamente la popolazione non può fare di più che preparare il minimo indispensabile se ci fosse un altro tipo di scossa. Diciamo che molti studiosi, come ti dicevo anche qui le teorie sono molto contrastanti, ritengono che ci sia una sorta di ciclicità del sisma e che quindi si attendono un forte sisma nell'area di Città di Castello e che ovviamente interesserà anche Gubbio in quel caso. Però qua si stanno riattivando due faglie che stanno studiando perché si stanno riattivando appunto in questo periodo e praticamente dividono in due la città. E so che molte persone, soprattutto coloro che abitano proprio sopra l'epicentro, noi attualmente io vivo nei pressi dell'epicentro anche se si sente molto forte, ma le persone che abitano proprio sopra, hanno la casa sopra il punto dell'epicentro, vivono veramente da mesi in una situazione di paura e infatti proprio lì una chiesa è stata chiusa proprio perché è inagibile e molte case sono case di campagna, quindi ovviamente molti sono stati locali che sono stati chiusi, quindi dobbiamo vedere un attimo come si evolverà la situazione. Ecco, cosa ne pensi, Francesca, visto che tu sei un po' del settore di media, che i TG nazionali non ne danno tanto risalto a questi terremoti, la notizia va verso la coda del telegiornale o addirittura non la si dà nemmeno? Guarda, da un lato ovviamente i media nazionali lo fanno proprio per evitare di creare allarmismi. Dall'altro, diciamo, dobbiamo cercare di in ogni caso far capire anche al di fuori di Gubbio, comunque delle aree colpite da questi sciami sismici, che il problema continua e quindi la popolazione in qualche modo, sentendo questa sorta di minimizzazione da parte dei media, soprattutto nazionali, in qualche modo pensa che è tutto passato e si può incorrere insomma nei rischi tipo quello che c'è stato all'Aquila, quindi che la popolazione prendeva sotto gamba le scosse proprio perché da parte della protezione civile, del comune, c'è stata questa politica di tranquillizzare le persone, quindi in ogni caso bisognerebbe parlarne per evitare che le persone siano impreparate nel caso in cui ci siano altri episodi di questo tipo, soprattutto in aree come questa qua di Gubbio che ti ripeto sono a forte intensità sismica. Certo. Le persone andrebbero informate, bisognerebbe proprio educare in generale tutta la popolazione italiana a questo tipo di eventi che comunque nel tempo sembrano ripetersi in maniera sempre più intensa e quindi per quanto riguarda proprio questi fenomeni che riguardano il rapporto tra l'uomo e la natura, proprio perché la mutazione del clima di questi ultimi anni, il fatto che ci siano anche delle politiche di fracking che in qualche modo possono creare sia terremoti che situazioni anche meteorologiche molto forti, molto impattanti, la popolazione andrebbe educata, bisognerebbe fare proprio un'educazione all'ambiente rivolta anche a questo tipo di attività, ma già dalle scuole, in altri paesi del mondo lo fanno, qui in Italia non lo fanno e come al solito quello che succede qui in Italia è che si piange sempre dopo la tragedia mentre prima non si fa niente e quindi a partire da chi di dovere nei comuni per poi arrivare ai politici bisognerebbe fare qualcosa e in questo senso ovviamente il ruolo della comunicazione dei media in generale è sempre fondamentale perché oggi come tu sai ovviamente i media hanno preso anche un po' il ruolo di educatori della popolazione, quindi questa funzione educatrice che gli viene imputata dalla maggior parte della popolazione fa sì che oggi i mezzi di comunicazione hanno responsabilità anche in questo senso, quindi non è necessario cadere nel catastrofismo né tantomeno nell'allarmismo, però ecco in un'informazione corretta questo sì. Certo, esatto, quello che cerchiamo di fare anche noi. Io ti ringrazio Francesca per questo contributo molto importante, queste ultime notizie dopo la scossa di ieri sera a Gubbio, ti auguro un buon lavoro anche lì nella radio insieme ai tuoi colleghi, buona serata, a presto, ciao Francesca. Grazie Massimo, arrivederci a tutti.
Bene, dunque a questo punto le notizie, ecco, l'avete sentita, non occorre che aggiunga altro. Ringrazio ancora Francesca di Radio Gubbio. A questo punto, se non ci sono problemi, io girerei la linea anche un po' in ritardo, che siamo un po' dilungati, volevo fare un po' più in fretta. Giro subito la linea a Bari per la conduzione della programmazione al dottor Ugo Lombardi e Antonella Intranò. A voi. Intanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori, buonasera a voi Massimo e Rosario. Volevo ricordare agli ascoltatori che forse sarebbe, certo non si può rifare Gubbio in maniera antisismica, però sarebbe più opportuno che il nostro territorio, che ha una caratteristica orografica piuttosto diversa, potesse iniziare ad essere anche tutelato con costruzioni davvero antisismiche. Paesi molto più avanti del nostro riescono a sopportare dei terremoti con ben più forti, proprio perché hanno delle costruzioni antisismiche. Quindi credo che oltre all'educazione della popolazione ci vorrebbe anche un'educazione strutturale e quindi anche della politica, visto che siamo tutti a rischio terremoto. Le scosse possono anche essere diciamo di natura diversa, non so se chi mi ascolta condivide, ma avendo una struttura ben, certo Gubbio non può essere in questo senso tutelata, ma avendo un territorio tutelato con strutture antisismiche andremo forse un po' più tranquilli. Bene, al di là di questa diciamo breve parentesi, dobbiamo collegarci adesso, fra non molto avremo il collegamento con il responsabile regionale dell'antiracket. È il coordinatore regionale. Buonasera a tutti, buonasera Massimo. Renato De Sciscio mi pare si chiami, no? Buonasera Moreno, Rosario. Buonasera. Ciao Antonella da Venezia. Oggi. Renato De Sciscio, che è il coordinatore regionale dell'associazione antiracket antiusura, sta per collegarsi con noi. Non so se tu lo vedi già, Rosario. Comunque dovrebbe arrivare. Allora, a minuti. Sì, a minuti dovrebbe arrivare. Sta rientrando da Roma e proprio quest'oggi è stato ospite su Rai 1 durante la trasmissione Mezzogiorno in Famiglia ed è stato accompagnato dalla signora Angela Castellano, che è invece la presidente sempre dell'associazione antiracket antiusura ma di Bitonto, che devo dire, per chi non conosce il territorio pugliese, è un paese abbastanza particolare con una realtà criminale decisamente marcata. Ecco, io vedo che è online in questo momento Renato. Perfetto, Renato, perfetto, stiamo collegando con, eccoci qua. Pronto? Renato? Sì. Pronto? Buonasera Renato. Sì, buonasera, buonasera. Buonasera. Sì, vi sento, sì. Bene. Stavo facendo una piccola introduzione sulla mattinata di quest'oggi, che per voi è stata abbastanza importante. Vuoi spiegarci un attimo qual è la tua associazione, l'associazione della quale tu sei coordinatore? Quali sono i campi d'azione? Come vi muovete, insomma? Io sono coordinatore regionale di una federazione antiracket italiana della Puglia. È affiliata a Tano Grasso a livello nazionale. La nostra associazione si occupa di vittime che denunciano sul territorio pugliese, dove noi accompagniamo gli imprenditori e i commercianti a denunciare, accompagnando fino anche dalla denuncia all'accesso al fondo, perché un imprenditore che denuncia Renato? C'è qualche piccolo problema, credo. Sì, di collegamento con... Temo di sì. Per lui oggi è una giornata abbastanza particolare, devo dire, un po' movimentata. E lui sicuramente ha un rapporto molto stretto col territorio, con i nostri imprenditori, con i nostri commercianti, che sono senz'altro i più bersagliati dal problema del racket e anche dall'usura, perché la crisi purtroppo, non è vero Ugo, sta mietendo vittime anche in questo senso. Credo che il territorio barese, a parte Bitonto, sia un po' trascurato, perché abbiamo adesso ce lo facciamo dire da Renato, abbiamo delle associazioni antiracket diffuse soprattutto nella Puglia
meridionale, che credo viva in maniera peggiore questo fenomeno, lo subisca in maniera peggiore, ma anche qui forse credo sia un po' sottovalutato. Bitonto è una cittadina alle porte di Bari e quindi vive questi problemi accanto a quelli del lavoro, della disoccupazione, della mancanza di possibili collocazioni o futuro per i figli. Quindi è un vivaio per coloro che vogliono, che vivono di malavitose, insomma. Abbiamo quindi da dover discutere, affrontare questo discorso con Renato, perché Renato De Sciscio, perché credo siano anche molti diciamo gli imprenditori, ma anche i commercianti che vengono vessati dalle nostre parti, però hanno preferito seguire la via del silenzio. Vogliamo vedere se è in linea. Provando Rosario. C'è anche da dire che purtroppo negli ultimi anni il numero delle vittime del racket e dell'usura è purtroppo aumentato in modo considerevole. E quella dell'usura è una piaga che purtroppo si collega anche alla malavita, pare sia diventata oramai anche questa fonte di guadagno per le organizzazioni criminali locali e non, naturalmente. Renato quest'oggi ha accompagnato durante la trasmissione su Rai 1 la presidente dell'associazione Antiracket Usura di Bitonto, come dicevo. Questa donna ha alle spalle una storia davvero pesantissima. Non solo è stata vittima del racket a causa di un crollo finanziario. Lei aveva un'attività commerciale, si è trovata in grossissime difficoltà economiche e purtroppo si è rivolta agli usurai. Questo ha dato vita ad un circolo vizioso, anzi ad un girone infernale, direi. È stata vittima di aggressioni, è stata addirittura gambizzata, è stata malmenata. Ciò nonostante ha trovato il coraggio di denunciare una situazione gravissima. Questo naturalmente l'ha portata ad esporsi e nel momento in cui si è esposta ha dovuto poi farsi carico di una responsabilità enorme, cioè diventare un simbolo in un paese così piccolo e, come dicevo, ad alto tasso criminale come è purtroppo Bitonto. Ora stiamo tentando di ripristinare il contatto con Renato, è un pomeriggio, ripeto, un po' particolare questo. Comunque, che ci siano persone che come lei riescono ancora a trovare il coraggio di denunciare è sicuramente un segnale molto molto positivo. Vuol dire che comunque il livello di attenzione si sta alzando. Credo che si debba iniziare prima di questi fenomeni. Il fenomeno della denuncia naturalmente dovrebbe interessare tutti i cittadini e magari farlo naturalmente prima che vengano colpiti, prima che si subiscano l'aggressione della malavita. È un po' un percorso educativo che dovrebbe tutelarci nei confronti di queste iniziative che naturalmente prendono spazio laddove lo Stato non c'è. E se lo Stato dà e continua a dare molto spazio a tutta questa gente che viene motivata dal malaffare, credo che il fenomeno che può essere paragonato a quello del cancro sia ormai metastatizzato in tutta quanta la nostra nazione. Non dimentichiamo che, riferendoci ad un accordo di cui si è parlato e si parla tuttora, un accordo Stato-mafia, già parlare di un accordo rende incredibile una posizione che uno Stato assume nei confronti di un fenomeno malavitoso che dovrebbe essere il primo ad essere distrutto, ridotto a nulla, secondo le iniziative che dovrebbe assumere qualsiasi tipo di Stato, qualsiasi tipo di governo, sia esso di destra, di sinistra o di centro. Per cui una incompiuta come questa, che dura da anni, dovrebbe farci sorgere molti dubbi su quali sono i percorsi compiuti dal cosiddetto Stato e come mai non si riesce a sconfiggere. Anzi, addirittura abbiamo un fenomeno in crescita, credo di poter dire, un fenomeno malavitoso che si esprime in tutte le sue varie sfaccettature e colpisce addirittura anche quei territori fino ad ora indenni. Credo di poter dire che anche la capitale, ma non solo la nostra capitale, ma anche il nord ormai sia vittima di questo fenomeno che ormai è diffuso in tutto il territorio nazionale. Credo che sia Renato ormai,
stiamo ancora provando a chiamarlo. Sì, c'è una difficoltà di collegamento in questo momento, proprio con Skype. Quindi, per combattere questo fenomeno, la domanda che credo sia d'obbligo fare a persone esperte come loro è quali sono i percorsi da compiere, perché lo Stato si difende da queste aggressioni. Cioè, cosa può fare un cittadino che vuol fare il proprio dovere fino in fondo? Qual è la maniera migliore perché possa unirsi ad una azione antimalavitosa, anti-racket? E la risposta non può essere che è quella di fare esattamente il cittadino, cioè il proprio dovere. Cittadino significa seguire le leggi che ogni comunità, ogni ecosistema si dà. Quindi nel percorrere questo solco tracciato dalla legge, credo che non si corre il rischio di creare delle sacche dove la malavita possa annidarsi. In realtà sono diversi, credo, Antonella, i fattori che possono suscitare, come dicevo prima, e indurre. Abbiamo un fenomeno malavitoso che viene alimentato anche da queste parti, parlo del sud Italia, da un fenomeno di migrazione. Noi viviamo un fenomeno della migrazione che non fa altro che incrementare una situazione già poco gestibile. Non tutti i migranti riescono ad essere collocati all'interno dei siti, dei posti di accoglienza, ma sono i processi malavitosi, e quindi vanno ad ingrassare le fila di chi opera in questo settore. Abbiamo una bella gatta da pelare, perché se non riusciremo a combattere questo fenomeno gestito dai nostri, figuriamoci nel momento in cui avremo anche una flottiglia di persone che continuano a giungere dalle nostre parti. Mi pare che oggi siano state viste altre 6 o 7 imbarcazioni che stanno arrivando in Sicilia. Credo che bisogna alzare molto di più la guardia. Le associazioni sono, come dicevamo prima, una iniziativa privata, anche se il Ministero naturalmente fa contezza di tutti quanti i settori in ogni città che si dedicano a questo tipo di tutela sociale, però è comunque sempre un'iniziativa privata. Non credo possa esserci o individuarsi un settore dove la struttura pubblica abbia creato una specie di barriera contro questo fenomeno. Quindi abbiamo iniziative private lodevoli, ma mi viene da fare una considerazione che credo sia piuttosto brutta, ma è inevitabile. Anche i pazienti, i malati che hanno problemi intestinali, facciamo un esempio stupido, ma hanno bisogno di aggregarsi per creare un fronte nei confronti di un sistema che non funziona. Anche a pazienti che soffrono di altre patologie hanno bisogno di creare un fronte, un'associazione, e questa nazione rischia di diventare una nazione di associazioni per sollecitare un intervento. Servizio di segreteria telefonica. Ecco, risponde 3, 2, 9. Non ci risponde, 3. Renato. Vabbè. Vediamo un po' se riusciamo tra qualche minuto. Se riusciamo, minuta. Si sta spostando, quindi. È per questo. Ma Massimo, io volevo capire, il problema che avvertiamo tanto noi qui al Meridione, è avvertito allo stesso modo anche da voi? Ma il discorso è che se ne parla, cioè sappiamo che questo è un problema che riguarda anche il nord, il nord-est, però non se ne parla mai in maniera sufficiente, cioè a volte non se ne parla proprio per niente, questo è il punto. Scusate, c'è una breaking news che ve la do subito, sono le 18.54, ricordo che chi sta ascoltando è su Sites Web Network, in collegamento anche con pianetaoggitv.net, dunque... le europee saranno candidate le figlie di Berlusconi. Ecco, vi lascio al proseguo adesso, giusto? Io sono qui appunto per darvi le ultimissime. Prego, Antonella Intrano. Questo per farci stare meglio. Vabbè, comunque, tornando al discorso delle associazioni, volevo comunque dire che l'associazione Antiracket Puglia ha diverse sedi sul territorio. Ci sono sedi a Molfetta, che è sempre nelle immediate alle porte di Bari, a Vieste, a Mezzagne, a San Pietro Vernotico, quindi parliamo del Brindisino, Celle Messapica, Francavilla Fontana, Calimera,
Come potete intuire, queste sono tutte zone provinciali, a ridosso delle grandi città. Quindi evidentemente c'è una maggiore sensibilità proprio in quei luoghi che solitamente vengono trascurati. Il non sud, è vero, Ugo? Il sud della Puglia, il sud di ogni paese, è di solito, tranne credo di poter dire in Inghilterra, dove il sud magari è un po' capovolto, e il sud di ogni paese vive e subisce questi fenomeni di degrado, come dicevamo prima. Ma l'aspetto peggiore è che bisogna aspettare, bisogna vivere questi episodi, diciamo, malavitosi, per poi magari sollecitare un'unione, la creazione di un'associazione che dovrebbe essere preventivamente gestita dallo Stato. Sì, lo Stato è una parola che dice significa tanto, ma significa lo Stato siamo noi, insomma. E quindi quello che sarebbe interessante chiedere a De Sciscciolo è quali sono i fenomeni che inducono la gente ad unirsi in un'associazione al di fuori, e comunque non sempre coloro che sono coinvolti da questi gravissimi episodi. Cioè, in quale maniera è possibile sensibilizzare ancora di più? Diceva Massimo che il nord e il nord-est lo percepisce poco. Noi qui da queste parti, Massimo, forse non sappiamo quante attività e quanti negozi vengono gestiti dalla malavita, anche perché sono ben diciamo occultati per chi non è addetto ai lavori, ma gran parte credo che si possa dire che gran parte dell'attività commerciale di buona parte di questa periferia è gestita dai malavitosi. Sì, appunto, vengono molti sospetti. Basti pensare ad esempio a tutte le mega cementificazioni che Veste nella capitale, ora dico io, tutti quegli ipermercati, i parcheggi, cioè tutti gli asfalti, i piazzali, cioè sono soldi, ragazzi. Cioè, voglio dire, da dove vengono i soldi? Poi il comune non ha mai niente, mai soldi per sistemare le strade oppure per potenziare i servizi, il trasporto pubblico locale, lì non c'è mai soldi, però poi vediamo tutte queste mega realizzazioni. Adesso, per esempio, nel veneziano vogliono fare il potenziamento dell'aeroporto, la cosiddetta Tessera City, un piccolo paesino a ridosso dell'aeroporto, e lo vogliono praticamente far diventare una metropoli. Cioè, voglio dire, lì nasceranno, parlavano di centri sportivi, grattacieli, cioè lo stadio, una nuova pista per l'aeroporto, disagio quindi al territorio, un territorio che lì poi è anche più basso del livello della laguna, c'è cose da passi. Allora mi domando, per tutti questi soldi da dove vengono? Una domanda che mi faccio, non voglio mica dire che sono soldi di chissà chi, ma da dove vengono? Perché non è possibile che lì ci siano tantissimi soldi per far questo, e poi per quanto riguarda invece quelle cose che servono al cittadino, come ad esempio i trasporti, non ci sono mai, e i biglietti aumentano, gli abbonamenti aumentano, e il cittadino si trova con le corse tagliate, arriva tardi al lavoro, deve prendere la macchina, quindi inquinamento maggiore nelle città. Ecco, questo è il dato di fatto che poi noi giornalisti andiamo a fotografare, e quindi sorgono certo molte domande, dubbi, eccetera eccetera. Quindi tutto è possibile. Questa è intanto la realtà dei fatti. Vigiliamo, bisogna stare con le antenne dritte. A volte il tempo non c'è, perché loro lo sanno, perché il cittadino deve correre mattina e sera per fare tante cose, pensare ad arrivare a fine mese, soprattutto in questi periodi qui, e loro ne approfittano, fanno quello che vogliono, insomma scassano i territori, abbiamo visto, poi ci sono gli allagamenti, e ancora una volta che il cittadino ne rimette perché dopo ha trovato l'acqua in casa e quindi danni anche la casa. Questa è la situazione qui, quindi i dubbi ci sono, emergono, certo, Ugo. Io credo che ogni governo, sia regionale che nazionale, se è un governo serio, se è una struttura seria, come primo impegno dovrebbe prendere quello di fronteggiare, come dicevo prima, un cancro, una malattia grave, senza della quale lo Stato non può funzionare. Quindi prioritario dovrebbe essere l'impegno di debellare ogni fenomeno. Certo, sarebbe questo, non vogliamo certo sperare che ci sia una soluzione perfetta, ma debellare il fenomeno malavitoso, che è in grado addirittura di ricattare o di porre dei limiti all'azione dello Stato, questo credo che debba essere la priorità di ogni governo.
di una nazione che voglia funzionare. Se poi facciamo finta di farlo, e allora insomma qui non possiamo fare un discorso serio. Il discorso deve essere quindi impostato soprattutto in questo tipo di iniziativa, cioè prima di tutto debellare la malavita, perché se non si debella il fenomeno malavitoso, certo è bello dirlo, è facile dirlo, è difficile farlo, siamo d'accordissimo, però almeno iniziamo a fare un programma che verta verso questo tipo di iniziativa, perché vedo che la maggior parte dei governi, parlo di quelli regionali ma anche di quello nazionale, al di là naturalmente delle roboanti dichiarazioni che vengono fatte per il lavoro, per i giovani, ma sono soprattutto chiacchiere e i fatti credo che vengano meno. Abbiamo gente che da anni parla di supporti alle famiglie, supporti alla gente che è senza lavoro, ma sono solo diciamo parole al vento che alimentano lo sconforto e la sfiducia della gente. Io credo che voi possiate condividere questo. Queste affermazioni, insomma. Ma se poi aggiungiamo che pare debbano ulteriormente ridurre il denaro destinato alle forze dell'ordine, credo che per loro sia davvero molto complicato riuscire a tenere un controllo del territorio. Abbiamo una magistratura per lo più politicizzata, purtroppo sono pochi i magistrati liberi di agire e di pensare, e quei pochi vengono anche isolati. A tal proposito vorrei ricordare agli ascoltatori che il 12 aprile c'è una importantissima manifestazione a Roma, una manifestazione a sostegno del giudice Di Matteo, questo perché gli vengano garantite tutte le migliori misure di sicurezza, visto che è stato praticamente condannato a morte dal capo della mafia Totorina e che purtroppo vive una fase di isolamento istituzionale e direi anche pubblico. È la cittadinanza che li sta facendo sentire il calore attorno che gli serve per andare avanti nella sua attività. Tu parteciperai, Massimo? Allora, ci sarà una diretta con SARS Web Network, una diretta che verrà anche poi registrata in video con diciamo un cartello fisso con collegamento da Roma, e verrà poi fatta sentire una sintesi sul circuito terrestre dove appunto va in onda il settimanale Pianetoggi Reporter. Ecco, questo è sicuramente molto importante per dare maggiore risonanza possibile a questa manifestazione. Assolutamente sì. Antonella, volevo un attimo completare il tuo discorso, così, cioè, guarda, la gente dovrebbe mettersi in testa, ma memorizzare bene quanto segue. Perché i magistrati che sono in trincea, voglio dire in prima linea a Palermo, il giudice Di Matteo, ma non solo, anche Scarpinato e altri ancora, cioè, vengono attaccati dal mondo politico, vengono attaccati, cioè vengono isolati e attaccati, scherziamo, ma sono lì che non fanno carriera, perché ragazzi non fanno carriera. Un Antonio Ingroia è dovuto andare in politica perché dice che appunto ha più possibilità per trovare la verità, cioè, ma ci rendiamo conto? Ecco, questo dovrebbe mettersi in testa la gente. Com'è uno Stato italiano dà conto dei magistrati antimafia? Cioè, non ho capito, sono magistrati particolari. Ricordiamo le stragi di Paolo Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e tutti gli altri, voglio dire, no? Ecco, che fine che hanno fatto. Altro, come a volte sento dire, ma dopo fanno carriera. Ma dove fanno carriera? Quindi la gente dovrebbe mettersi in testa questo. Perché lo Stato italiano isola e attacca questi magistrati? E questo è il punto. Non dimentichiamo che Antonino Di Matteo sta portando avanti il processo trattativa Stato-mafia. Probabilmente questa è la ragione del suo isolamento. Non sta facendo proprio un favore, diciamo, alla politica Antonino Di Matteo, perché comunque sta insinuando un dubbio, e nel momento in cui tu insinui un dubbio, cominci ad azionare tutta una serie di meccanismi di ragionamento che sino a quel momento erano stati messi da parte, perché comunque il cittadino comune rabbrividisce all'idea che un magistrato possa essere colluso con la mafia, rabbrividisce all'idea che un politico possa essere addirittura abbracciato e baciato dal capo dei capi della mafia. È qualcosa che preferiamo allontanare dalla nostra mente, e quindi, anche se è vero, non lo accettiamo come tale. Ma nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un processo
dove si discute della trattativa tra lo Stato e la mafia, cioè dove lo Stato ha fatto accordi con la mafia, accordi di compravendita perché ci hanno comprati. Le nostre vite sono state letteralmente vendute. Allora è chiaro che un magistrato di questo genere, con un'azione di questo tipo, non fa un favore alla politica, non fa un favore all'informazione ordinaria e non fa un favore a coloro che non appaiono, perché il politico appare, ma c'è da temere ancora di più chi non appare. È lui il vero manovratore. Non credi, Ugo? Io credo che sarebbe, per esempio, una soluzione da suggerire, se possiamo permetterci di suggerire, di creare un pool che non sia fatto solo da due o tre magistrati, ma sia fatto da 30, 40, 50 magistrati. E così magari è più difficile individuare fra loro quello che si muove di più. Bisognerebbe, insomma, un po' diversificare, ma anche creare un po' di confusione nelle reazioni, diciamo, malavitose. Ripeto, è una considerazione fatta così, insomma, da persone che non hanno competenze specifiche. Però credo che bisogna creare un po' di disordine, di confusione, e così non hanno da individuare solo una persona, ma hanno da individuare una trentina, una quarantina di magistrati che comunque continuano a lavorare facendo un bel pool, ma che non sia fatto da persone che siano meno di 10, ma diverse decine. E chissà che questa volta forse non si riesca a trovare una soluzione. Così l'ho buttata lì, eh. Ma scusami, Ugo, scusami, non è tanto, non sono intervenuto fino adesso, però il problema è un altro. Non è tanto il fatto dei magistrati o dei politici. Se noi abbiamo oggi gente che vota politici che sono condannati, insomma è il popolo che a questo punto bisogna incominciare a partire proprio dal popolo, incominciare dalla gente comune a insegnargli che cos'è la vera democrazia, no? Che cos'è la mafia. Perché le persone oggi vogliono solamente guardarsi per televisione soap opera che ti fanno vedere alcune cose e basta, insomma. Però non riesco a esprimere il mio concetto, che è fondamentale. Il magistrato sarà sempre e comunque solo se combatte un malaffare che è appoggiato dai politici, e sarà sempre e comunque solo, e sarà appoggiato solamente da poca popolazione. Speriamo che questa manifestazione del 12 di aprile diventi un qualcosa di importante, però poi rendiamoci conto che ci saranno i grandi media nazionali che cosa diranno? Ne parleranno? Faranno vedere? Cioè, informeranno le persone? Allora sono proprio le piccole realtà, le associazioni, secondo me, che devono ancora di più intensificare la loro lotta. Se sento associazioni che sono anti-racket, anti-mafia, eccetera, ce ne sono una quantità infinita in Italia, soprattutto al sud. Non vi rendetevi conto che fino all'altro ieri, si può dire, hanno negato che c'era l'andrangheta da Milano, hanno negato tante cose i politici, no? Anche quei politici che sono duri e puri, tipo la Lega Nord, o mi sbaglio? Proprio oggi mi pare hanno parlato di un parlamentare leghista che sia coinvolto in una situazione del genere, insomma. Ma il fenomeno di cui parli tu, Rosario, è cioè quello di dover istruire e educare i cittadini sin da quando vanno a scuola sul fenomeno mafioso, credo che debba essere allargato un po' a tutto quanto il comportamento di ogni azione che viene svolta. Abbiamo parlato tempo fa di un percorso educativo che non preveda la cosiddetta raccomandazione, che non preveda la cosiddetta segnalazione, perché la raccomandazione e la segnalazione sono, secondo me, i primi passi di una mortificazione di un merito che invece in questa nazione dovrebbe essere ricercato. Abbiamo una nazione che va avanti per raccomandazioni, e già questo inquinamento di crescita professionale, culturale, determini poi un meccanismo da cui non si può più tornare indietro. La gente, credo che anche da voi questo è un'osservazione che si possa portare all'interno di ogni famiglia. E la gente dice: ma come mai tu non sei capace di sistemare, parlo di figli magari che si rivolgono ai genitori, non sei capace di sistemare tuo figlio, magari uno dei coniugi che dice all'altro. Ma sono domande, insomma, retoriche, perché credo che per sistemare un figlio bisogna cercare il merito e non la cosiddetta raccomandazione, chiamiamola così raccomandazione, ma dietro quella parola c'è tanto altro.
Inizia già di là, inizia già dalle scuole. Tu facevi riferimento alle scuole, lo sai, incomincia già all'interno delle scuole la cosiddetta segnalazione all'alunno che deve essere più premiato degli altri anche se non lo merita. Quindi è un percorso educativo che interessa soprattutto gli educatori prima che i ragazzi. Ma certo, è proprio questo, ma io mi riferivo a tutto questo aspetto, perché fin quando non avremo un popolo tra virgolette educato, ma informato, insomma, che gli facciamo capire, che capiscano queste cose, che gli entri nella testa, però è un percorso molto difficile, me ne rendo conto, perché noi partiamo da oltre 150 anni con questo malcostume, non ci dimentichiamo, stiamo parlando di oltre dall'Unità d'Italia che è nato, cioè rendetevi conto che i Savoia per combattere il brigantaggio mise come questore, insomma prefetto non mi ricordo qui, mise un camorrista, cioè mise un delinquente, insomma, a Napoli. Quindi partiamo già dall'epoca, o no? E quindi il percorso però deve cominciare. Ma fin quando avremo questi politici non incomincerà mai, perché a questi politici va bene così. Le nostre università sono boicottate, le nostre strutture di lavoro non ci sono, sono crollate, le zone industriali non sono mai sorte o sono sorte male. I nostri ragazzi vanno via dal sud, ma vanno via anche dall'Italia. Ci sarà un motivo, ci sarà un qualcosa che l'informazione, come dicevamo prima, quello ufficiale non vuole raccontarci, non vuole dirci, ma bisogna avere il coraggio di dire che questa nazione è una nazione pulita o è una nazione tutta raccomandata, insomma, diciamo usiamo il termine raccomandato, perché se non riusciamo a dare una spolverata a questo modo di fare, a questo comportamento, avremo una nazione che sarà sempre suddita delle altre nazioni europee. Non abbiamo una propria identità, la cerchiamo magari andando a fare ossequio ad altri. Noi abbiamo delle belle intelligenze, abbiamo delle belle professionalità, però in questa nazione, siccome viene tutto quanto fatto per raccomandazione, le belle intelligenze, le belle menti vengono messe da parte, perché vengono preferiti i cosiddetti yes men o women o donne, insomma, ecco la mia pronuncia. Certo. Comunque, ragazzi, io vorrei proprio fare un appello ai giovani che ci stanno ascoltando: non lasciate l'Italia, non aderite a queste politiche stupide e assassine di dire vi spostate, andate in giro a perdere denaro, energia, e poi si trascura la famiglia e vengono fuori i drammi, perché queste non sono politiche completamente negative. Mi limito a dire negative per non usare altri termini. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla... L'Italia ha tutto, l'Italia ha veramente tutto, si può sviluppare in qualsiasi settore, è che probabilmente c'è una regia che non vuole che si faccia questo. Qui, senza che mi dilunghi, si potrebbe dimostrare quello che ho appena detto. Abbiamo un'agricoltura, un terreno fertilissimo, abbiamo il terreno che è ricco di acqua sotto, abbiamo una distesa fino in Sicilia nel mezzogiorno per l'energia solare, abbiamo il mare che si potrebbe sfruttare anche le correnti marine, e questo lo dicevamo negli anni 90 a Radio Treviso 103, ricordo, con un esperto in materia, membro onorario dei scienziati di Mosca, il dottor Costantino Paglialunga. Ecco, questo l'abbiamo detto diverse volte e dimostrato, ma non solo con lui, anche con altri personaggi, altri relatori che io poi intervistavo nelle varie conferenze. Questo è il dato di fatto. Quindi, ragazzi, state a casa, questo è il nostro paese che ha tutto, è solo un suicidio andare fuori. Ecco, su questo sì, vorrei essere molto molto forte, molto duro. Vi do anche un'ultima break news, se c'è, che è appena arrivata, se c'è il tempo. Non so se abbiamo l'altro ospite. No, dopo, scusami Massimo, dopo volevo risponderti a questo. Ah, va bene, ma se vuoi anche subito, io sono qui. No, perché tu dici a tutti quanti restate a casa. Ti faccio un esempio di un'italiana che lavora alla BBC negli Stati Uniti, a New York, no? Sì. Lì un video di 3 minuti la BBC lo paga 2.000-3.000 euro. Sì. Uno sì. Che lavora per i giornali italiani, che lavora per i giornali italiani e fa quei video, sai come è fatto qua in mettere, quanto gli viene pagato? Pochi euro? Niente.
No, devi tu spendere che ti facciano andare in onda oppure essere pubblicato. Sono poche le televisioni che ti mandano in onda o i giornali che ti mettono a gratis. Va bene. E noi mandiamo sul circuito settimanale gratis. Io ringrazio che mi danno lo spazio gratis. Quindi ho capito la differenza, Rosario. Dimmi Rosario, completa. Stiamo cercando, così insomma, comunque sì. dovremo sempre aspettarci di peggio in questo momento, secondo me. Ti ringrazio che hai messo in evidenza questo discorso qua, ecco. Purtroppo è così. E quindi, sono un po' negativo, insomma, su questo negativo, aspetto. Uno dice, bisogna che vada all'estero, e invece no, bisogna insistere, bisogna fare, se è il caso, anche pressione, anche forte, perché queste cose qua non ci possono essere, non è possibile. Certo. E adesso vediamo, ok. Stiamo provando a collegarci con l'ospite in questo momento, chiediamo scusa, ma abbiamo dei problemi tecnici proprio dovuto con collegamenti telefonici questa sera. Vero Ugo? Abbiamo... Io volevo riprendere il discorso di cui parlavate prima. È in arrivo l'ospite? Ecco, ci siamo. Bene. Sappiamo la signora Angela Castellano. Presidente dell'associazione Antiracket e Antiusura. Pronto? Signora Castellano? Pronto? Sì. Signora Castellano, buonasera. Buonasera. Su Saiuz Web Network. Signora Castellano, sì. Noi la chiamiamo per cercare di far conoscere la sua esperienza a tutti i nostri ascoltatori. Riesce a raccontarci in sintesi quello che è stato il suo percorso? Sì, certo. Praticamente posso già incominciare a raccontarglielo? Certo. Allora, praticamente io ero titolare di due attività, due bar nel mio paese di Tonto. E sì. Le attività andavano molto bene. Quando un certo percorso, praticamente queste attività non rendevano più. E a quel punto mi sono seduta a tavolino col mio marito per capire che cosa stava succedendo. Ed è venuto fuori il fatto che lui giocasse alle carte e ai videopoker e quindi si era indebitato con degli usurai. Il debito montava a 500 milioni. E mi sono ritrovata poi che questi praticamente stavano sempre nel mio bar, spadroneggiavano e prendevano di tutto. Ed erano sempre lì piantonati fuori alle attività in modo tale che alla prima occasione di bisogno loro erano sempre lì. Quindi questo debito che aumentava sempre di più. Quindi lei si è trovata coinvolta in questo giro terribile di usura, ne è rimasta vittima fino a che non è stata aggredita anche fisicamente. Lei è stata gambizzata per questo, vero? Sì, per questo sì. Nel frattempo io ho denunciato. Quando ho denunciato praticamente mi sono ritrovata tutti gli usurai dopo aver denunciato che mi attendevano fuori e che mi hanno cerchiata, quindi quella è stata la prima minaccia perché mi volevano intimorire a ritirare la denuncia. Poi in seguito sono stata gambizzata, cioè nel senso che ero vicino alla porta del mio bar, vicino alla vetrina, e ho visto questa macchina che si è avvicinata e praticamente mi hanno sparato alle gambe. Sono stata in ospedale, sono stata molto male. Poi in seguito è successo un altro episodio anche, che praticamente alla chiusura del bar verso le 11 di sera ho visto arrivare una macchina ad altissima velocità che mi ha praticamente investita, presa sul cofano e più volte mi ha sbattuta contro il muro. Io ovviamente ho avuto paura, non ho denunciato questi nuovi episodi che erano successi, però nel contesto non si poteva più vivere perché non potevo neanche tenere la luce accesa a casa, erano sempre presenti anche di sera, cioè e continue minacce, continue pressioni per i pagamenti. Poi alla fine che cosa è successo? Che ho letto sulla Gazzetta c'era un articolo che diceva denunciate che sarete aiutati. A quel punto io ho smentito questo articolo e sono stata contattata dall'associazione Antiracket e Antimafia a Caporenato Decisciolo e Tano Grasso.
Renato De Cicciolo mi ha fatto prima di tutto denunciare questi episodi che erano successi e quindi mi ha accompagnato lui nella denuncia e mi è stato sempre vicino. Poi a questo punto è successo un altro episodio nel contesto, nel momento che avevo fatto la denuncia ed ero arrivata praticamente al pagamento di un usuraio dell'ultima cambiale che dovevo pagare. Era di 2 milioni, io avevo solo 1 milione e ho chiesto praticamente a questo signore se mi metteva lui l'altro milione e lui mi ha detto sì certo te lo metto, però la prima cosa che devi fare stasera, cioè praticamente voleva che io andassi a letto con lui. Ecco. E così io poi che cosa ho fatto? Non gli ho risposto. E appena lui è andato via, io ho chiesto aiuto ai commercianti della strada che mi hanno prestato chi 50.000 lire, chi 100, così ecco là. Io sono riuscita a mettere insieme il milione e dopo l'ho denunciato per questo fatto. La sua signora è una storia che ci colpisce molto, mi perdoni se le tolgo un secondo la parola, è una storia molto importante e io trovo che sia fondamentale che la gente la conosca. Devo chiederle però una cortesia, ci dia un messaggio finale perché purtroppo il tempo a disposizione sta terminando, ci dia un messaggio finale, ci dica perché dobbiamo denunciare. Allora la cosa più importante è perché bisogna avere la forza di guardare negli occhi i propri figli, si denuncia per avere la libertà e la dignità del proprio lavoro, della propria persona, cioè è importante denunciare per ricominciare a vivere, perché queste persone si prendono tutto, anche perché adesso ci sono tantissimi aiuti, l'associazione anti-racket della FAI aiuta, ci sono le leggi che vengono applicate, ci sono praticamente i sovvenzionamenti, c'è la prevenzione all'usura. E poi c'è tanta brava gente che ti accompagna a denunciare, si costituiscono parte civile e sono presenti le istituzioni. Io oggi sono anche presidente dell'associazione anti-racket del mio paese e voglio dare a tutti quanti, a mettere a disposizione le mie esperienze per poter far stare venire fuori questa gente che subisce come me. Oggi non è come quando ho denunciato io che ero sola, oggi si è veramente uniti e compatti, le istituzioni sono con noi e quindi signora, è bene denunciare. Sì? Signora, sono Ugo Lombardi, sono qui con Antonella Intranò. Volevo chiederle, il fatto di appartenere ad un'associazione, come diceva lei, oltre che tutelarla, rende anche anonimo il denunciante? Sì, perché comunque si tutela a 360 gradi, perché le denunce, la denuncia è fatta dall'associazione, l'associazione si costituisce parte civile anche nel processo, ti accompagnano, cioè veramente ricominci a vivere, non sei più allo sbaraglio, anche perché se voglio dire, se mai ti dovesse succedere qualcosa si sa che sono stati loro. Però io ho denunciato nel 2001, ad oggi non è successo niente, tutti quelli che hanno denunciato, Non c'è stato un caso che ha avuto, che ne so, qualcosa che si è rivoltato contro di lui, niente di niente, assolutamente. Quindi adesso tutto. Fare una denuncia e quindi appartenere alla vostra... Oggi denunciare significa riprendersi la propria libertà, diventare più forti, perché se noi denunciamo siamo più forti di loro, questo diciamo è scontato. Oltretutto si è tutelati veramente a 360 gradi. E perché voglio dire poi non denunciare, perdere il lavoro, non togliere il futuro ai propri figli, lasciare un'eredità, perché questa gente ovviamente poi continua sempre ad assillarti. La cosa più importante è denunciare, questo è il messaggio che io voglio dare a tutti coloro che vivono e subiscono quello che ho vissuto io. Signora Angela, ma è possibile secondo lei affermare che con la creazione della vostra associazione la situazione all'interno della cittadina è forse un po' più calma ora rispetto a prima? Sì, decisamente, perché ci sono state anche nel mio paese denunce di usura, quando l'ho fatto io ero completamente sola, poi una donna che denuncia l'usura, voglio dire, è un reato quasi, poi nel 2001 queste cose proprio non si potevano neanche sentire, oggi invece
posso dire che siamo veramente in tanti, e c'è gente che ormai ci segue e che sicuramente piano piano ha voglia di cambiare, ha voglia di vivere diversamente e di denunciare. Ne sono convinta, perché già si comincia a respirare aria di legalità. Quindi voi siete in grado, con l'esperienza che avete raccolto fino ad ora e che state raccogliendo, di dare, di suggerire anche a coloro che si trovano magari nelle vostre stesse iniziali difficoltà, di dare non solo un aiuto ma anche una buona mano, insomma, dei buoni suggerimenti per come combattere questo fenomeno? Sì, certo. Credo che siate in contatto con le altre. Non ho capito, credo che siate in contatto con le altre nascenti associazioni, quelle che magari hanno bisogno di aiuto e quindi chiedono a voi, anche che avete esperienza, magari come muoversi sul territorio, insomma. Allora, sì, certo. Allora, praticamente io sono diventata la presidente di una neo-associazione a Bitonto, un'associazione che è nata da poco. A capo c'è sempre il coordinatore regionale Renato De Cicciolo, Tano Grasso della FAI, cioè che ci seguono in tutto, cioè loro non ci abbandonano. Ovviamente ogni associazione che nasce... Pronto? Sì, prego signora. Io la sento un po' amplificata, sì. Prego, adesso prego. Si va meglio. Quindi ogni associazione che nasce viene seguita sempre da Tano Grasso e da Renato De Cicciolo. Poi ci sono gli avvocati nell'associazione, lavora il prefetto con noi, tutte le istituzioni, non si è lasciati così allo sbaraglio. C'è anche la possibilità anche di avere un fondo, di avere un mutuo, cioè ci sono tante cose che possono aiutare chi denuncia. Quindi è possibile, secondo lei, affermare che la vostra associazione funga anche da azione preventiva? Sì, certo, perché abbiamo anche le Cofidi che praticamente lavorano in questo senso, la prevenzione all'usura. Oltretutto, applicando anche delle leggi che ovviamente nello specifico è più il coordinatore regionale che potrebbe darle queste indicazioni, applicando queste leggi che ci sono, ovviamente vengono fatte delle sospensioni, degli atti ingiuntivi, degli sfratti, delle utenze, di tante cose, e quindi si ha per 360 giorni, quindi si ha la possibilità di poter recuperare soldi, di lavorare, pagare e ricominciare. Non solo, ma siete anche un valido, dicevo signora Angela, credo che siate anche un valido supporto per le forze di polizia, per la magistratura che ha magari maggiori opportunità di indagini, insomma. Certo, perché loro collaborano con noi e noi collaboriamo con loro, quindi è tutto in sinergia, lavoriamo, diciamo, questa unione così grande porta a risultati molto grossi e molto importanti. Ci sono state moltissime attività riaperte con i soldi dei fondi, gente che comunque è riuscita a non fallire, quindi voglio dire... Bisogna avere il coraggio di denunciare, bisogna avere la forza di superare la paura. Massimo? Pronto? Sì, io concordo perfettamente, saluto la signora Angela, e mi ha colpito questa sua storia. Questo è un esempio che poi vale un po' per tutti, ecco, può rimane in primo piano come esempio da dover imitare per quelle situazioni simili a questa che abbiamo appunto poc'anzi sentito. Sì. Questo fenomeno, signor Angela, mi perdoni, questo fenomeno, secondo lei, questo fenomeno malavitoso, parlo dell'usura, del racket, secondo lei sta prendendo percorsi, sta percorrendo strade diverse? Cioè, voglio dire, il centro e il nord del nostro paese magari sono adesso un po' più inquinati rispetto a prima, o la situazione è stabile, è stazionaria? No, secondo me sta peggiorando, perché con la crisi ovviamente le cose stanno un po' peggiorando. Pronto? Sì, io la sento, credo che la sentano anche i nostri ascoltatori. Sì. Quindi è soprattutto il problema economico, la crisi economica, secondo lei, uno delle, dei fattori principali, sì, anche questo, questa crisi. Ma lei comunque... è partita da un fenomeno ludico, che anche quella è una malattia, credo di poter dire che sia una delle poche malattie. Sì, infatti ci sono...
sì, perché comunque ci sono tante famiglie dove praticamente i mariti si consumano gli stipendi interi a giocare ai videopoker, quindi è normale che poi vanno a finire in queste situazioni, perché questi signori vivono proprio fuori questi. Bene, io credo che il contatto forse è un po' in difficoltà. Massimo e Rosario, se siete d'accordo, io saluterei la nostra ospite, la signora Castellano, e la ringrazierei della sua disponibilità. Sicuramente avremo la possibilità di risentirla in una prossima trasmissione. Signora Angela, se ci sente, la salutiamo e le auguriamo una buona serata, insomma. Pronto, Massimo, Rosario? Sì, riprendo da Venezia, ho paura che sia caduta la linea perché non la sento più. Rosario, stiamo alla regia di Tribunale. Benissimo, sì, è rimasta collegata però la caduta la linea. Purtroppo con i telefoni questa sera è stato un disastro. Ci ha dato una bella testimonianza comunque. Esatto, è stato molto bello questa cosa qua. Cioè, veramente ci ha fatto vivere un po' quelle situazioni, e questo è un problema. Lo Stato dovrebbe essere ancora più vicino a queste persone, perché ce ne sono parecchie in difficoltà in questo mondo. Bene, Massimo. Rosario, penso che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Hai qualche news dell'ultimo momento, Massimo? Sì, ne ho, vi dico subito. Innanzitutto, visto che scusate un attimo, perché qui ho le notizie che vanno e vengono, che ho gli occhi che vanno a destra e a sinistra, perché vi assicuro ci sono tante notizie che ci provengono dalla Russia. Dunque, c'è un'ultima ora. Dunque, soldati russi hanno occupato con la forza una base ucraina a Ivepatoria. Io ve lo leggo come lo trovo scritto qua. Siamo in Crimea occidentale, così il portavoce del Ministero della Difesa di Kiev è citato dall'agenzia Union, aggiungendo che 200 militari russi e 5 blindati sono su una pista d'atterraggio di un'altra base aerea, sempre in questa località. Intanto il presidente ad interim ucraino Turchinov lancia un ultimatum ai separatisti della Crimea, cui ha dato 3 ore di tempo per rilasciare il comandante della marina ucraina arrestato dalle forze filorusse a Sebastopoli. Vediamo se ci sono altri sviluppi, perché ne ho visti diversi. Ora sto prendendo le parti più importanti. Dunque, alle 19.10 mi arriva questa notizia: l'Ucraina ha deciso di uscire dalla CSI, che sarebbe la comunità di stati indipendenti, nata dalle ceneri dell'Unione Sovietica, esclusi i paesi baltici e la Georgia. Lo fa sapere l'agenzia Interfax. Ecco, questa è proprio l'ultimissima notizia. Dunque, vediamo se c'è qualche altra cosa da poter dire. In conclusione ricordiamo Don Beppe Diana, si celebra oggi infatti a Casal di Principe il 20° anniversario della morte di Don Beppe Diana, ucciso dalla Camorra per il suo impegno contro la criminalità e l'illegalità. Una marcia a cui prenderà parte il presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi attraverserà il centro cittadino. In serata sarà trasmessa su Rai 1 la seconda parte di Per amore del mio popolo, la fiction TV, il cui titolo ricorda la storia predica del sacerdote letta in tutte le chiese di Casale a Natale del 1991. Ecco, io da Venezia non ho altro da dirvi, vi ringrazio per la trasmissione, ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno seguiti, non mi resta che ridare la linea quindi ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi per la conclusione, se non che ricordo l'appuntamento poi con pianetaogitv.net e Site Web Network a domenica prossima per il notiziario Ecomondo 2000, che va in onda, lo ricordo, ogni mattina alle 11 con replica poi ogni ora. Bene, Ugo, a te, e saluto naturalmente l'amico Rosario Moreno, che è in regia a Treviso con Sarci Web Network. Ugo Lombardi.
Bene, Massimo, grazie, ti salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori. Credo di aver avuto un poco spazio, abbiamo dato poco spazio a un fenomeno che ne richiederebbe tantissimo. La prossima volta speriamo di poter avere maggiore disponibilità, perché è importante ascoltare anche il presidente di questa associazione, ma non solo lui. Diciamo ai nostri ascoltatori per un prossimo appuntamento, sperando di avere maggiore disponibilità e quindi maggiore spazio. Intanto vi ringraziamo, io saluto Rosario, saluto Massimo, Antonella anche. Un saluto a tutti voi. Bene, al prossimo mercoledì. Sempre alle 18.30. Benissimo. Buona serata a tutti quanti, un grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, i nostri web radio ascoltatori. Grazie Ugo, grazie Antonella, grazie Massimo. E quindi chiudiamo e andiamo con la sigla finale. Buonasera da Venezia.